non si fosse capito, questa è la mia nuova Aprilia Tuono V4 1100 Factory 2021. So che a livello di qualità video sarebbe stato molto più carino fermarci da qualche parte come nella intro e parlarne, ma mi dispiace ragazzi, non resisto a fare questa cosa. Se ho questa moto a fianco ci devo andare su. E poi boh, credo che sempre per il discorso chiacchiere, alla fine anche voi possiate preferire una sorta di introduzione in questo modo qua. Naturalmente siamo ancora in rodaggio, la moto è nuovissima, non possiamo tirare più di tanto, ma sul secondo canale avremo modo di vederla per benino, di modificarla un po', insomma di scrivere una nuova paginetta delle due ruote che mi riguarda. Vedendo una moto così nuova, 2021, potreste pensare che sia, diciamo così, no? Un acquisto dettato dal cuore, così improvviso. Un po' è vero, ma lasciate che vi parli un po' della storia di questo acquisto, perché comunque la verità è che sono anni ormai che l'Aprilia Tuono V4 è sempre nella mia mente, è sempre la mia moto preferita dalla generazione precedente. Voi sapete benissimo che io, prima di questa moto, anche se è passato quasi un anno perché l'ho venduta a ottobre, avevo una Yamaha MT-09 SP, ma già quando avevo lei, moto fantastica, abbiamo fatto un sacco di cose assieme, mi sono divertito tantissimo con quella moto, che anche solo replicando la stessa cosa con questa sarà un successo. In ogni caso c'era qualcosa, no? Dopo un paio d'anni di quella MT-09 SP, e ogni volta che ci montavo sopra sognavo sempre che si trasformasse in questa, anzi non proprio in questa, ma nella precedente Aprilia Tuono V4, che in realtà era la moto che mi ero, come dire, prefissato di prendere, no? E poi diciamo che pandemie e cose varie mi hanno fatto attendere, mi hanno fatto stare un po' a piedi, e alla fine è successo che è uscita la nuova Aprilia Tuono V4 1100, questa qui che ho adesso, e beh, a quel punto non ho saputo resistere. Mi sarei ritrovato forse senza pandemia con il modello precedente della Tuono V4, che comunque è una moto impressionante. Questa qui è praticamente la stessa cosa, un pochettino aggiornata sia a livello estetico che a livello elettronico in particolare. Non voglio farvi ragazzi un pippone tecnico sulla moto, perché non mi sembra neanche il momento, la sede giusta, no? Avremo appunto spazio e tempo sul canale dedicato per questo. Tutto quello che mi sento di dire è che è un gioiello mostruoso. Ci ho fatto pochissimi chilometri, forse li vedete, 377, ce l'ho da una settimana esatta, perché oggi è sabato e il primo giro io l'ho fatto sabato scorso, in totale due giri, cioè sabato scorso e adesso. E vi posso dire ragazzi che è una moto telepatica, ho avuto una sensazione impressionante. Cioè contate che io sono in rodaggio adesso, ok, la moto è nuova, devo andare un po' tranquillo. Il bello è proprio questo, che anche andando tranquilli, senza superare i giri consigliati magari per i primi chilometri, è comunque una fottuta lama incandescente dentro un panetto di burro. Diciamoci la verità, le leggende sul telaio, sulla ciclistica Aprilia, posso confermare che sono vere. Cioè, questa moto va da sola, ragazzi. Va impressionantemente da sola. Secondo me, quando tu l'acquisti, ti mettono un chip nel cervello per poterla guidare. È impressionante. Tu pensi, lei fa. Mi sento molto più sollevato, liberato, per essere riuscito finalmente a mostrarvela, perché è veramente una tortura non dire niente su sta moto quando ce l'hai. E non vedo l'ora anche di, diciamo, approfondirla meglio, conoscerla meglio, finire il rodaggio, fare il primo tagliando, poter riempire di giri con lei il mio secondo canale. Adesso siamo
in modalità apprendimento e rodaggio. Non lo so se sul cruscotto lo potete vedere, ma c'è scritto user. Quell'user lì è la mappa che ho fatto io, perché ovviamente questa moto ha le mappe personalizzabili. È stata anche una scelta quella di volervela presentare tutta originale, proprio perché mi aspetto un cammino insieme, come è stato con l'MT. Penso che con questa ne possa valere ancora più la pena, perché è un gioiello. Io ogni mattina apro gli occhi e penso: aspetta, ho davvero una Tuono V4 Factory in garage? La risposta è sì, e rido. Dopo tanto tempo di MT-09 SP, che è un po' un super motard con 115 cavalli, avevo voglia di sempre una scarenata, ma tendente allo sportivo. Io direi che la Tuono, ma da sempre ragazzi, non la mia perché è l'ultima, quella precedente, ma quelle ancora prima, qualche difettuccio lo avevano, perché comunque moto italiane da una certa annata indietro bisogna amarle per come sono, qualche problemino te lo danno, però secondo me la Tuono è sempre stato un riferimento nel settore. Le moto perfettamente bilanciate, equilibrate, gioielli, gioielli, gioielli. Allora, piaciuta? Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.